per soppassi luoghi in Lidoise usiamo oggi in nota qui in paese c'è poco più su 200 abitanti in inverno e 700-800 di stati c'è di nuovo ogni pochi di commercio e manda a scontrare una famiglia di gaffitieri e di ristoratori che si occupa qui di uno dei più anziani commerci del paese. Prima domanda importante, quella che vince? Però qua siamo un po' egualiti. Wow, è lo perde, ma siamo egualità. Ti ringrazio, Cugittino. Yeah, è lo perde, è un abituato. No, poi ci puoi riparlare per il suo commercio. Allora, il suo commercio, commercio è una storia di... è la nostra famiglia, i miei parenti che l'hanno creato e ha più di 40 anni. Cominciato dopo il caffè, dopo hanno fatto il ristorante, poi dopo il gito, perché siamo addosso alla strada di Ultramare Monti. Noi ci piace piacere a ricevere la gente, ci piace assai a conoscere, a sparte. Dopo il mio parente, un uomo, è sempre stato nell'agricoltura e mi ha fatto conoscere l'agricoltura e tutto è a caccia, perché se lo, si chiama il caffè di Cacciarori. Ma c'è appena qui, i cacciatori, eccetera, ma c'è il turismo di noi. Yeah, il turismo è importante perché so chi fa campà, so chi fa campà, perché egli so qui a scoprire la nostra cucina, a scoprire i nostri luoghi, i ghiassi, voilà, un poco tutto so che lo si passa. Se la parte tutto l'anno, come si passa tutta l'annata? Yeah, mia sorella la parte tutta l'annata, bon, l'inverno sicuro è un poco più difficile. Ci sono poi i cacciatori che vendono e voilà, e solamente sopraccomando l'inverno. E preparano ballistadina, in fin di isoligori, confitture a fare. Voilà. Voi avete queste abitudini qui? Qui è un mio paese, già, e poi in più è un mio caffè qua. È un caffè di famiglia, sono sempre qui a bere un caffè avanti di andare a lavorare, ma nei paesi domani non c'è più commercio, non c'è più pizzeria, non c'è più nulla. È la vita che sono i commerci che hanno a bar, che facciano la vita di un paese. Poi dopo ci sono paesi che sono più, vivono più che altri. Qua. E qui è un paese che Paraguay vive sempre un po'. Qua. E d'inverno ci sono due caffè, a bar ce n'è uno qui, c'è qui l'altro caffè qua giù, una pizzeria che fa le gitanchelle, un ristorante, voilà, so che conta, c'è una pizzeria soprattutto che noi, che qui è un liame di niente qua. Oh no, Giandu, ti sempre questa rangheria. Fai il tuo amico. Che allora, qui faccio i cannelloni, è la specialità, è mia mamma che ha cominciato con qui e si continua già a fare tutto quello che la magia. Quello che qui si chiama Chez Marie, sei tu o Marie? Io sono io. Ci spieghi allora, perché si chiama così? Allora vi spiego. Abbiamo aperto il caffè di Cacciarori e più tardi abbiamo fatto il gito di tappa. E la gente che veniva ci voleva mica bene. Perché? Perché diceva che era il caffè di Cacciarori. Ah, bon? E ha detto io, perché noi marchiamo, camminiamo e dunque quelli che camminano non volano mica i Cacciarori. Ah, abbiamo cerco e abbiamo messo Chez Marie. E tanto sono venuti. Eravamo contenti, erano ebbi nudi. E certi mi facevano anche biglie quando li partivano, perché stavano assai e stavano parecchi giorni. Ecco. Mi facevano già bene. Ma certe volte scrivevano. E niente, erano contenti. E poi rivenano e suente stanno leggendo senza bene e domandano «Uè Marie, uè Marie?» Marie è letta per tu. Buon appetito!
paesino. Sì.